con il segretario del circolo del PD Messina Centro, Armando Jerace, valutiamo un po' come stanno andando le primarie in questo momento. Siamo tarda mattinata, diciamo, di domenica. Come stanno andando appunto queste primarie qui in questa zona e se avete il polso in generale della situazione a Messina? Ma registriamo una buona affluenza. Qui al seggio di Piazza Cheroli hanno già votato circa 150 persone e c'è un giusto entusiasmo, la gente è motivata a votare. Devo dire che appunto abbiamo registrato grande spontaneità nella presenza al seggio. Perché un po' quello che si può pensare in una fase così difficile per il partito, dopo la sconfitta elettorale, il rischio qual è? Quello che appunto ci sia molta disaffezione, invece voi vedete, diciamo, che c'è un'attenzione, sì, da questo punto di vista. C'è un'attenzione, c'è, soprattutto abbiamo percepito dalle poche parole che siamo riusciti a scambiare con i nostri elettori in fila, c'è voglia di cambiamento. Credo che anzi il partito, proprio per la scarsa affluenza che c'è in generale alle urne, abbia il dovere di promuovere questi momenti di partecipazione democratica, perché aiutano le persone a riavvicinarsi anche alla politica in generale. Fino alle 20 si può votare, chi è ovviamente di orientamento di centrosinistra, perché in questo, questa è la particolarità, nel senso che prima hanno votato gli iscritti, adesso votano anche le persone, diciamo, di orientamento, diciamo, progressista. Sì, sì. E, al di là ovviamente non entriamo nel merito dei due candidati, ma lei pensa che comunque che queste due figure possano essere affiancate da una nuova classe dirigente, da una nuova prospettiva programmatica per il partito? Sì, ce lo auguriamo un po' tutti. Certamente il partito, a prescindere da chi vinca, deve cambiare linea politica, quantomeno essere un po' più chiara e netta in alcuni temi, perché sostanzialmente in questi anni il problema è stata probabilmente la troppa ambiguità o la poca decisione nell'affrontare determinati problemi. Oggi è richiesta radicalità, nel senso proprio di andare alla radice dei problemi e provare a risolverli. Cercare compromessi a tutti i costi non è utile al partito, ma soprattutto alla società. In questa fase, anche post, diciamo, tutto quello che è successo, anche post dimissioni di Navarra eccetera, lei pensa che anche qui il partito possa assumere una sua radicalità, delle posizioni, delle battaglie? Ma il partito le aveva già assunte a prescindere dalle dimissioni di Navarra. Navarra ha fatto una scelta personale. Il partito, ricorda a tutti, che si è presentato alle elezioni amministrative con una coalizione amplissima, con dentro i 5 Stelle, Forze Civiche e tutto il mondo del centrosinistra. Dopodiché ha ricevuto alle regionali 10.000 voti in più sulla lista, che non sono andati a nessun candidato, proprio sul simbolo. Quindi a Messina il partito direi è vivo, va naturalmente certamente riorganizzato e messo a punto quelli che sono gli aspetti prettamente organizzativi per dare una maggiore capillarità al partito sul territorio. Se un milione è un po' la cifra che si vuole raggiungere a livello nazionale, qui avete pensato, dato che comunque c'è un partito da ricostruire, avete pensato a una cifra simbolo tra Messina e provincia? No, guardi, non puntiamo a fare cifre, l'importante è dare l'opportunità ai militanti, ai simpatizzanti del centro-sinistra e del PD di votare. Speriamo di attenerci sul dato storico e io le posso dare quello di questo seggio, sì, di Piazza Cheroli, che si è attestato sempre intorno ai 600-700 votanti. Mi auguro che si raggiunga questa cifra. Grazie.